Fammi indovinare, la disoccupazione in Italia ti spaventa e non hai la minima idea di che cosa accadrà nel futuro. Allora guarda questo video fino alla fine perché ti spiegherò tante cose, ma soprattutto ti dirò esattamente come puoi risolvere la tua situazione e svoltare la tua vita. Ma c'è lavoro in Italia? Il posto fisso esiste? E cosa succederà nel futuro? E benvenuti gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video relativo alla disoccupazione al lavoro in Italia ma anche nel mondo, a come si evolverà questa situazione e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci. Quindi partiamo subito, ma come al solito la prima cosa da fare è mettere un bel mi piace sotto questo video in questo momento e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i miei video che usciranno sempre di più e sempre più belli. Quindi iscriviti e metti mi piace, mi raccomando. Ma perché ho deciso di fare questo video? Semplicemente perché l'idea mi è venuta dopo aver visto un video divertentissimo. Comunque l'idea mi è venuta perché principalmente lui parlava di questo concorso di per diventare vigilante dei musei, 1052 posti con 210.000 richieste, quindi di domande inviate per provare a ottenere questo posto fisso statale praticamente, che è giustamente ambito da moltissime persone, soprattutto in Italia ma anche in generale nel mondo, nella vita. Comunque le persone vogliono un posto fisso, ok? Stile che Cozzalone nel film di Quo Vado, va bene? La cosa però che mi ha fatto sorridere e riflettere è stata la frase pronunciata sempre da Sgarbi nel video relativa a queste 210.000 domande che sono state effettuate ovviamente da chiunque, va bene? Da qualsiasi tipo di persona, qualsiasi grado scolastico, quindi sia laureati sia dottorati, quindi da persone che magari non hanno un lavoro ovviamente, che non hanno magari neanche il diploma liceale, che hanno invece il diploma liceale o addirittura lauree, master, dottorati eccetera eccetera, quindi chiunque che probabilmente ha un lavoro che non lo soddisfa dal punto di vista economico, magari prendono 800-1000 euro al mese lavorando 12 ore al giorno, ok, per qualcun altro. Quindi hanno provato. La cosa che però è veramente sconvolgente è il numero di partecipanti e il numero di posti disponibili, va bene? Quindi se noi facciamo brevemente un calcolo così, queste 210.000 persone per 1052 posti, andiamo a calcolare 1052 diviso 210.000, va bene? Otteniamo questa cifra. Quindi grazie a questo rapido calcolo matematico vediamo come lo 0,5% di tutte quelle persone viene effettivamente assunto. Ora la mia domanda sorge spontanea: ma il restante 99,5% cosa fa? Cioè, questo è il discorso. Dove vanno? Che cosa fanno? Come campano? Continueranno a fare lavori sempre meno retribuiti perché l'economia è quello che è. E ovviamente andremo a discutere anche di questo, ovvero della disoccupazione in Italia e dell'economia in generale, va bene? E partendo prima di tutto dalla disoccupazione, vediamo come in Italia ci aggiriamo intorno, vediamo qua, al novembre 2019, va bene, ormai siamo a febbraio 2020, siamo intorno al 10%, va bene? Quindi 10% disoccupazione, una persona su 10 in Italia non lavora, è disoccupata, ok. Tuttavia, possiamo vedere da questo grafico, che trovate anche su Google, la differenza tra l'Italia e gli altri paesi, va bene? Come per esempio la Germania, che sta intorno al 3%, che nonostante la crisi è riuscita a mantenere comunque un livello molto simile a quello precedente, mentre l'Italia, vedete come nel 2009-2010, durante gli anni della crisi, ha subito un balzo notevole rispetto al suo livello precedente. Potete vedere come nel 2007, con un tasso di disoccupazione del 6%, in pochi anni è riuscita ad arrivare a praticamente più del doppio, al 13% nel 2014, e poi piano piano a ristabilizzarsi. Stessa cosa è successa in Grecia e in Spagna, vedete qua che balzo incredibile hanno avuto, addirittura dall'8% al 26% e dal
qui dal 7 al 27. Vabbè, in Grecia ovviamente il paese che più di tutti ha risentito della crisi, ovviamente, e come tutti sanno ha praticamente fallito, cioè proprio il paese è fallito, non ce l'ha fatta più, talmente sommerso i debiti, l'economia non ce l'ha fatta, è scoppiato tutto. Quindi anche le persone che avevano un posto fisso, tra virgolette fisso, stile Checco Zalone, statale, eccetera eccetera, hanno perso il lavoro anche loro, perché è praticamente crollata tutta l'economia, va bene? Anche la Spagna non se l'è passata bene. Il dato però colpisce di questi paesi è come sono riusciti in pochi anni ad abbassare drasticamente il tasso di disoccupazione, al contrario dell'Italia, che sì, è riuscita ad abbassarlo, ma molto più lentamente. Ha fatto molta più fatica rispetto a paesi come la Spagna e la Grecia. Questo cosa significa? Significa anche che dal punto di vista economico la Spagna e la Grecia stanno avendo uno sviluppo più prorompente, più deciso, e quindi stanno andando verso una direzione più rosea, va bene? E di questo passo supereranno anche l'Italia per quanto riguarda l'occupazione, va bene? Vedete qua, piano piano vanno sempre più giù, mentre l'Italia fa fatica, ok, a abbassare drasticamente il tasso di disoccupazione, ok? Questo, perché succede questo, ragazzi? Semplicemente perché l'economia non gira come dovrebbe, va bene? Se noi andiamo a vedere un po' di articoli, troviamo che la disoccupazione in calo in Italia, di pochissimo come abbiamo visto, tuttavia il problema vero qual è? È il dato nazionale, che è figlio di situazioni molto disomogenee. Le donne hanno un tasso di disoccupazione maggiore degli uomini, soprattutto partecipano molto meno al mercato del lavoro. I giovani under 35 hanno un tasso di disoccupazione quasi triplo rispetto agli over 50, e al sud la disoccupazione pesa per più del doppio rispetto al centro e al nord. Quindi, come sappiamo tutti, tra nord e sud c'è un abisso, ok? Soprattutto dal punto di vista economico. Perché? Perché, come possiamo vedere anche da questa immagine, che ci dà più o meno l'idea di come funziona in Europa la disoccupazione, quali sono i dati più o meno precisi, vediamo come ovviamente la Germania è il numero uno in Europa, insieme anche al Regno Unito, che però non fa più parte dell'Europa, e possiamo vedere come nel nord Italia c'è una disoccupazione un po' più bassa, perché ovviamente c'è più lavoro in generale, l'economia funziona in maniera migliore nel nord Italia. Vediamo anche nel centro, ovviamente la situazione è un po' più rosea, ma andando sempre più giù nella nostra penisola troviamo come il centro ovviamente è un po' più arancione, quindi dall'8 al 13% di disoccupazione, e infine il sud Italia che registra una disoccupazione superiore al 13,8%. Quindi il dato della disoccupazione in Italia è molto relativo, ragazzi, come sanno tutti quanti, tra nord e sud c'è un abisso, ok? Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto imprenditoriale, la modalità di fare azienda e molte variabili, ragazzi, che non stiamo qui a definire, che magari però tratteremo in altri video, perché questi sono comunque argomenti importanti. Tuttavia, ragazzi, la cosa che voi dovete capire è che su queste variabili voi principalmente non potete farci nulla, a meno che ovviamente non avete un business online, un business vostro che potete gestire in tutto il mondo e non siete legati territorialmente alla penisola Italia, oppure a un paese che è in crisi. E comunque, in ogni caso, se voi avete un business online, vi basta un computer, una connessione internet, e potete lavorare da qualsiasi parte nel mondo, e ovviamente non siete legati all'economia di quel paese, come in questo caso l'Italia, ok? Detto questo, ragazzi, proseguiamo il discorso. Ok, qua vediamo più o meno alcune delle cause della crisi, ovvero la fuga di cervelli. Ma questo perché succede? Perché i giovani imprenditori se ne vanno? Ovviamente una ragione fondamentale sono le tasse, che come tutti sanno la tassazione in Italia è veramente alta, e soprattutto il sistema Italia non favorisce l'apertura di nuove aziende, perché comunque la burocrazia è veramente pesante, le tasse sono pesanti, lo Stato ti aiuta il meno possibile, cioè tutte queste cose comunque si sommano e fanno pensare, fanno dire agli imprenditori che hanno magari delle idee geniali: ma perché farlo in Italia quando posso tranquillamente farlo in un altro Stato dove mi aiuta, mi sostiene, mi dà l'opportunità di crescere senza però assillarmi dal punto di vista fiscale
Quindi ragazzi, ovviamente tutte queste cose sono scontate, però non sono scontate probabilmente per molte persone, a quanto pare, se no l'avrebbero già risolto, giusto? E questo è un problema non solo per i giovani imprenditori, per chi sta iniziando o vuole iniziare una propria attività in Italia, quindi creare lavoro, occupazione, ricchezza all'interno del paese, ma è un problema che tocca anche le grandi imprese che già operano in Italia e che semplicemente portano tutti i guadagni all'estero. Questo cosa significa? Che oltre a portare magari i guadagni, quindi le entrate all'estero, ok, quindi arricchendo quel paese, le banche, il sistema e tutto quanto, possono anche spostare la catena produttiva, come è successo per esempio per la Coca-Cola, che ha spostato gli stabilimenti o vuole spostare gli stabilimenti fuori dall'Italia per via di altre tasse che hanno inserito relative al sugar tax oppure alla plastic tax, che ovviamente rappresentano un grande colpo per la loro economia e che portano, anzi tra virgolette obbligano la Coca-Cola o anche altre aziende a lasciare l'Italia e fare tutto da un'altra parte, va bene? Anche come la Fiat, per esempio, trasloca fiscalmente in Olanda, ma anche dal punto di vista della produzione vera e cruda, quindi delle fabbriche. Ovviamente alla Fiat conviene molto di più produrre una macchina, per esempio in Romania, dove paga molto meno i dipendenti, quindi può pagare molto di meno tutto il sistema, la catena produttiva, e ovviamente la fabbrica, eccetera, eccetera, oltre ai dipendenti, come abbiamo già detto. E giustamente loro sono imprese, ragazzi, loro pensano a fatturare e a guadagnare, semplicemente perché è quello l'obiettivo di un'impresa. Tu crei un'impresa per fatturare, guadagnare e portarti a casa dei soldi, va bene? Qui troviamo altri articoli, tutte le multinazionali lasciano l'Italia, eccetera eccetera, chiudono le fabbriche. Vabbè ragazzi, queste sono tutte notizie che ovviamente si sentono di continuo, anzi in TV non ne parlano abbastanza, perché ovviamente le TV sono pilotate, come è successo per il coronavirus, eccetera eccetera. Ragazzi, anzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, sia per quanto riguarda l'economia italiana, sia per quanto riguarda il coronavirus, tutta questa situazione. Sono veramente interessato a sapere la vostra, sapere cosa ne pensi riguardo a tutti questi argomenti, quindi qualsiasi cosa me la scrivi giù nei commenti. E ovviamente cosa succede se le aziende se ne vanno, disinvestono dall'Italia? C'è meno lavoro per la gente comune, la gente normale che vuole, desidera questo posto fisso, questo posto appunto di lavoro all'interno di una grande azienda, oppure un posto fisso statale, che come abbiamo visto è quasi impossibile per la maggior parte delle persone, per il 99,5% delle persone ottenere un posto fisso. Poi c'è anche un altro discorso che si potrebbe fare riguardo a ok, io provo a fare 10 concorsi, ho molte più probabilità. Assolutamente no, perché è come se tu stessi facendo 10 schedine diverse, va bene? La tua probabilità di vincere la schedina non è proporzionale al numero di schedine che giochi, va bene? Lo stesso discorso è per i concorsi. Tu puoi anche provare 1000 concorsi, ogni concorso a sé stante, senza calcolare comunque tutti i posti che magari sono riservati a qualcuno oppure no. Questo non lo potremo mai sapere, ovviamente, però sono supposizioni che si fanno. Ovviamente ragazzi, non potete mai avere il controllo di queste cose, perché siete sempre sottoposti ad un paese, ad un'azienda, ad un sistema economico, ok? Non avete il controllo al 100%, come può avvenire per esempio per un business online. Tutto questo si collega al fatto della disoccupazione, che ovviamente dipende principalmente da quanto l'azienda, anche in questo caso l'azienda Stato, guadagna, ok? Se l'economia funziona, ovviamente potranno assumere più persone, ma anche qui si potrebbe fare un altro discorso riguardante l'automatizzazione del business, anche a livelli grandi, quindi la robotizzazione del posto di lavoro, che ovviamente, come può succedere nel caso di un cassiere del supermercato che viene sostituito dalle macchine, in quel caso anche se nascono 10 nuovi supermercati, loro metteranno 10 nuove macchine e il posto di lavoro non esisterà più in ogni caso. Quindi quello è un altro discorso che faremo in un altro video. Tuttavia il licenziamento è quello che mi preme sottolineare, ovvero che se un'azienda non guadagna in Italia, cosa fa? Se ne va oppure licenzia. Quindi licenziamenti per motivi economici, non esiste più il posto fisso, ragazzi, mettetevelo bene in testa, non esiste più e non esisterà mai più, perché è tutto legato a un sistema economico, va bene? Quindi è molto semplice da capire, però
Giustamente molte persone sono spaventate da questa cosa, vogliono il posto fisso, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Ragazzi, bisogna aprire gli occhi e capire come funziona la vita adesso. Altrimenti, proprio come succede per la legge di Darwin, sopravviverà solamente chi sarà in grado di adattarsi, va bene, ai cambiamenti climatici, del sistema, di tutto quanto, ragazzi, e in questo caso del sistema lavorativo, della vita di tutti i giorni, perché ovviamente se tu vivi in una città o in un sistema italiano, comunque nel sistema economico, tu hai bisogno di soldi per sopravvivere, per comprare il cibo, mandare a scuola i tuoi figli, sopravvivere, eccetera, eccetera. Però non è tanto scontato che le persone capiscano veramente questo processo, è per questo che sto facendo questo video. Io voglio aiutarvi ad aprire gli occhi, a farvi capire come funziona il mondo e la vita di oggi. Ok? Quindi l'unica cosa che dovete fare è commentare se non avete capito qualcosa, oppure farmi domande, o anzi dirmi la vostra, perché voglio sapere cosa ne pensate riguardo a questo argomento della disoccupazione, dell'economia, del business online, coronavirus, tutto quello che vi viene in mente me lo scrivete giù nei commenti, io sono qui per aiutarvi e l'unica cosa che dovete fare è continuare a guardare i miei video perché vi aiuteranno tantissimo. Vi metto il prossimo video qui in alto a sinistra, mi raccomando guardatevelo tutto perché l'ho selezionato appositamente per voi, quindi l'unica cosa che devi fare adesso è cliccare il link qui alla mia sinistra. Un caro saluto, un abbraccio e al prossimo video, ovvero questo qui.